Ecco qui il momento più conosciuto della vita delle mantidi, l'accoppiamento. Questo momento è così famoso perché la femmina divora il maschio mentre si sta accoppiando. In questo caso, come vedete, mentre mangia un maschio, un altro maschio ne approfitta per accoppiarsi e non essere mangiato. Ma perché la femmina ha bisogno di mangiare il maschio? Il motivo è molto semplice, infatti la femmina ha bisogno di un pasto molto nutriente per poter produrre l'oteca con dentro le uova. E se le prede scarseggiano, avrà bisogno di mangiare il maschio. E mentre viene mangiato, può continuare a fecondare la femmina. Se invece la femmina è ben nutrita o come in questo caso ha trovato altro da mangiare, il maschio si salverà e feconderà altre femmine. Ma comunque, anche se dovesse essere super fortunato e non essere mangiato da nessuna femmina, morirà di vecchiaia poco dopo. E anche la femmina, dopo aver mangiato il maschio, non si nutrirà più e l'ultima cosa che dovrà fare sarà deporre l'oteca, per poi concludere il suo ciclo vitale.